c'è un argomento di cui sul web si può trovare davvero qualsiasi genere di contenuto, beh, quello è il viaggio. I siti che permettono di condividere video e fotografie offrono la possibilità a chi gira il mondo di appagare la voglia di mostrare agli altri le immagini dei luoghi dove si è stati, e al tempo stesso danno soddisfazione ai piccoli esibizionismi artistici di chi inventa o propone nuovi modi per raccontare il proprio viaggio. Il materiale che si trova su internet, però, non si limita soltanto a mostrare posti bellissimi. Ci sono turisti che, vittime dei luoghi comuni, ripetono pose sempre uguali davanti a monumenti famosi. È un classico è fingere di sorreggere la Torre di Pisa, ma c'è anche chi si lascia convincere dalla superstizione e compie un giro sui testicoli del toro della Galleria a Milano perché porta comunque fortuna. La rete, poi, offre un repertorio di informazioni per chi desidera partire e una quantità di consigli che riguardano tutte le tappe fondamentali del viaggio. Se ne state organizzando uno, potete trovare su YouTube molto di quello che vi servirà a sapere, a partire dalle indicazioni per prepararvi al meglio. So that's a tiny bag. And you say you're going away for 2 weeks. How does that work? Well, your list should help you eliminate your liabilities and make clear what you can't travel comfortably without. Like G-strings. La prima cosa a cui pensare è quante valigie portarsi e come riempirle. Quella che ad alcuni può sembrare un'operazione elementare, per altri può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Viste le recenti modifiche alle norme di sicurezza, e dato che sempre più spesso le compagnie aeree più economiche fanno pagare al passeggero il trasporto delle valigie imbarcate, può essere conveniente cercare di limitarsi, per far stare tutto quello di cui si ha bisogno all'interno del bagaglio a mano. Cercando consigli per fare le valigie su YouTube, si trovano moltissimi video amatoriali che danno consigli su tutto, da come piegare una maglietta al volo senza nemmeno l'appoggio di un tavolo, ma al massimo quello di un ginocchio, fino a un tutorial per stirare in fretta camicia e pantaloni. Un vestito stirato occupa senz'altro meno spazio di quanto non faccia un vestito fresco di bucato ma sgualcito. Riuscire ad occupare ogni angolo della valigia è davvero un'arte, che però deve fare i conti con la geometria, e a tal proposito molti video consigliano di modellare a cilindro tutti gli indumenti da portare via, proprio perché a quanto pare il segreto di chi sfrutta ogni millimetro del bagaglio è arrotolare tutto. Altri video mostrano l'elaborazione di tecniche diverse. Questo ragazzo, ad esempio, è capace di infilare i vestiti che gli serviranno per un mese di vacanza in uno zainetto, che può entrare in aereo come bagaglio a mano. Lui sceglie di creare un bozzolo mettendo i calzini nelle scarpe, separando tutto con dei sacchetti di plastica e disponendo le magliette e i pantaloni in una specie di incarto che poi viene chiuso da questo telomare verde che fa anche da tappo. E per chi obietta che un ragazzo in vacanza ha bisogno di poche cose, c'è anche la versione per le signore. So here's everything laid out on the bed. That I took in the rollerboard. Una volta pronti, si tratterà di imbarcarsi sul mezzo che avete scelto. Se viaggiate in auto, sperate che nessun aereo atterri sulla vostra autostrada, come è successo negli Stati Uniti, e se invece scegliete un traghetto per andare via mare, diventerà utile dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Mentre se avrete bisogno di prendere i mezzi pubblici per arrivare alla stazione o in un aeroporto, tenetevi alla larga dalle ore di punta. E se proprio il vostro treno deve essere scomodo, sperate piuttosto che almeno faccia un percorso affascinante come questo. La Mekong Railway è una famosa linea ferroviaria di Bangkok, che durante il tragitto per la città offre ai suoi passeggeri la suggestiva visita del mercato passandoci direttamente in mezzo. Se invece decidete di spostarvi in aereo, guardate questa animazione. Ogni puntino giallo è un aereo che vola, e probabilmente anche in questo momento la situazione somiglia a quella di questo video. Se gli aerei che si spostano sono così numerosi, è facile immaginare come il traffico a terra, cioè negli aeroporti, vada di conseguenza. Quindi bisogna farsi forza e cominciare come al solito dal check-in. Quando arriviamo al controllo del documento per avere il biglietto cartaceo, la valigia viene messa sul rullo ed imbarcata. Lì iniziano due viaggi paralleli. Il nostro deve superare controlli di sicurezza molto severi, specialmente per via delle nuove misure introdotte, tanto che neppure i bambini, quando arriva il loro turno, vengono risparmiati dalle perquisizioni. Quello dei nostri bagagli, invece, deve superare lo smistamento dei nastri trasportatori e arrivare all'aereo per l'ultima rampa, ma le insidie lungo il percorso sono molte. Il rischio di essere investite là da sole sull'asfalto è un problema molto grave, ma l'acerrimo nemico del bagaglio che viaggia nella stiva è il giocatore di basket travestito da operatore aeroportuale, perché il lancio da 3 punti è davvero temibile. Una volta in cabina, seduti al proprio posto, l'aereo si muove verso la pista per il decollo, si accendono i monitor di bordo e inizia la litania delle hostess, che spiega che cosa fare per sopravvivere ad un guasto o ad un incidente. Pulli, and then... Aspetta che ho mancato mia... Put it on your nose and mouth and breathe normally. Da tempo le compagnie aeree, che sono obbligate a comunicare le norme di sicurezza ai loro passeggeri, cercano di rendere un po' più interessanti i filmati che le spiegano. For the 0.0001% of you who have never operated a seatbelt before, it works like this.
Just insert the metal end into the buckle until it clicks and pull on the loose end to tighten. Da qualche anno la compagnia aerea Virgin America trasmette su alcuni voli questo video animato, mentre la Air New Zealand sperimenta da tempo video creativi per non annoiare i passeggeri e fare in modo che seguano le istruzioni. Qui non ci sono disegni animati, ma dei disegni sugli esseri umani. Nel video, che è campione di click su YouTube, hostess e steward sono nudi e le loro divise sono realizzate con la tecnica del body painting. Il risultato è divertente, ma non volgare, e sicuramente poi attira l'attenzione dei passeggeri che cercano di scorgere qualche dettaglio intimo. Su questo azzeccato concetto del niente da nascondere, la compagnia ha poi basato l'intera campagna di comunicazione. At Air New Zealand, our fares have nothing to hide, which is why the price you pay includes everything up front. Ma senz'altro la spiegazione delle norme di sicurezza più indovinata è quella che fanno le hostess della Pacific Airline. Arrivano tutte insieme dalla cabina del pilota, saltellando sulla canzone Just Dance di Lady Gaga, e si dispongono per tutta la lunghezza dell'aereo. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. E mentre la canzone di sottofondo passa da Lady Gaga a Katy Perry, il comandante al microfono, impostato come un consumato DJ, segue il tempo della coreografia. Alla fine per tutti c'è un applauso del pubblico che dimostra di gradire lo spettacolo. Have a fun flight, everyone. Sistemati i carrelli e distribuite le coperte, arriva la domanda: carne o pesce? Scegli e in un attimo l'hostess ti piazza davanti il piccolo vassoio con la pietanza che hai scelto. Stretto tra il tuo sedile e quello davanti, inizi le contorsioni per tagliare la carne e goderti il tuo pranzo a 10.000 metri d'altezza, che però non sa di niente. Ma la colpa non è dei cuochi, che ce la mettono tutta. La colpa è della pressurizzazione. Sul Post è tradotto un articolo del Wall Street Journal che approfondisce l'argomento. L'aria a bordo è molto secca e fa seccare le mucose nasali, che sono poi fondamentali per aiutarci a distinguere gli odori e percepire pienamente i gusti. Per i passeggeri dell'affollata classe economica c'è però un vantaggio. Producono maggiore umidità con la loro respirazione rispetto alla business class, proprio perché sono molti di più. Quindi col biglietto costoso si avrà pure diritto all'aragosta, ma sarà molto meno gustosa del previsto e molto simile al pollo dell'economica. Finalmente l'aereo arriva a destinazione e il pilota porta giù tutti senza troppi scossoni. Se il volo è stato lungo, questo è il momento che gli italiani aspettano di più. Bravo! Peace! Peace! Applausi, addirittura fischi. Noi italiani non riusciamo a fare a meno di congratularci col pilota battendo le mani e urlandogli bravo. È una caratteristica tutta nostra che ci distingue negli aerei di tutto il mondo. In generale, i video delle vacanze che si trovano su YouTube non descrivono mai un viaggio dall'inizio alla fine. Nel caso di questo viaggio a New York, resta soltanto la parte della visita alla Statua della Libertà. Molto imperiosa. O in quest'altro caso, un intero viaggio a Londra viene riassunto dal suono delle campane del Big Ben, filmate di notte e in rigoroso silenzio. Ma se nella maggior parte dei casi le riprese sono di pessima qualità e poco interessanti, come questa salita nell'ascensore della Torre Eiffel, col solito schema uomo intrepido e donna che non si affaccia, ci sono poi anche delle belle eccezioni, che si basano spesso su idee molto semplici. Lui è Matthew Harding, che oltre ad essere un designer di videogiochi, è una celebrità di internet conosciuto come Dancing Matt. Tutto è iniziato in Vietnam molti anni fa, quando alcuni amici gli chiesero di vivacizzare alcune riprese del viaggio saltellando davanti ai monumenti. I video furono caricati sul suo sito internet, principalmente per divertire la famiglia. In maniera del tutto inaspettata, il balletto iniziò a diffondersi, dando vita di fatto ad uno dei primi virali di sempre. A quel punto Matt si è reso conto del potenziale e ha preso sul serio quel balletto buffo. Dopo un viaggio di 14 mesi in 42 paesi differenti, ha montato questa sequenza vista più di 30 milioni di volte e che gli ha fruttato una copertura mediatica eccezionale e molte offerte di lavoro. Un'idea simile sta alla base del progetto dell'autore di quest'altro video, il cui obiettivo in origine era di camminare dalla Cina alla Germania. Si chiama Christoph e il suo viaggio, che per chi frequenta la rete è famosissimo, è cominciato nell'autunno del 2007 e si è concluso nel novembre dell'anno dopo. Il ragazzo ammette di non aver raggiunto la meta prefissata, e cioè di camminare fino a casa, però è riuscito ugualmente a percorrere a piedi quasi 5.000 km.
Il video è realizzato con la tecnica del time lapse, cioè un montaggio in sequenza delle immagini che il protagonista si è scattato giorno per giorno, chilometro dopo chilometro. Una cosa che colpisce è la graduale ma vertiginosa crescita della barba e soprattutto la sua faccia, che alla fine dell'impresa non è soltanto più magra, ma sembra anche più adulta. Ed è forse proprio per questo che Christoph, alla fine, si chiede chi sia quell'altra persona delle foto all'inizio. In una sua bella canzone, Francesco De Gregori affermava che due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. E questi viaggiatori si sono convinti che il loro gatto sia il compagno ideale di ogni avventura. Girano il mondo con una telecamera e uno zaino cuccia, gatto in spalla, e poi partono. Con compagni di viaggio umani era invece questo ragazzo inglese che è andato in Nepal e in bicicletta è partito dal campo base del Monte Everest per arrivare a Kathmandu. Questo video, che è stato pubblicato in rete e visto migliaia di volte, non è un viaggio vero e proprio, dato che tutto il tragitto si conclude in giornata. È piuttosto un'avventura, perché lungo la strada c'è un vento fortissimo e freddo, e poi ci sono anche delle inondazioni. In Chinese we call this a wenti. Bravo. Sul tema del viaggio, internet propone anche esempi di mezzi di trasporto molto economici. Si passa dallo spostarsi da un capo all'altro dell'India sullo skateboard, fino a questa moto che in una zona orientale non precisata riesce a portare in giro 6 persone contemporaneamente. Ma qualunque sia la durata e il budget previsto per il vostro viaggio, la certezza è che ad un certo punto dovrete tornare a casa e alla vita di sempre. Ricomincerà la solita routine e i pendolarismi di ogni giorno possono essere raccontati con un po' di ingegno e la tecnica dello stop motion, come accade negli altri video di viaggi veri. E se invece non si ha tempo, voglia e creatività per raccontare in un video così pieno di tecnica una giornata di lavoro, il web ci consola e ci insegna che per raccontare la banalità di un giorno qualunque bastano soltanto 5 secondi.